Ho appena finito di registrare il video dei prodotti finiti ed è praticamente qua, sono quasi le 2, quindi è ora di mangiare. Ho pensato di fare di nuovo un mukbang, giustamente, visto che è ora di pranzo. E visto che sono curiosa di provare un nuovo sorbetto insieme a voi, questi di babasucco stecco e questo è della linea Energy. Ok, questo vediamo che cosa contiene. Allora, questo è scritto che è arricchito con vitamina C che contribuisce al metabolismo energetico. Allora, sorbetto al dattero con banana, mandorle e cannella. Secondo me questo è buono, addizionato con vitamina C. Ingredienti: succo di dattero concentrato. Purea di banana, la purea di banana mi piace. Acqua, mandorle in polvere, purea di dattero, c'è anche la purea bene, non solo il succo. Addensante, come al solito, è farina di carrube e gomma di guar, cannella in polvere, sale dell'Himalaya, che io adoro, il sale rosa dell'Himalaya, io lo adoro, mi piace tantissimo perché è delicato. Vitamina C. Cioè, ragazzi, secondo me anche questo è super super buono come quello di ieri, ma questo forse di più è un po' più particolare. Ah, come al solito è pieno di ghiaccio perché il mio congelatore evidentemente è troppo forte. Allora, questo è, diciamo, questa è la confezione, c'è la banana, sono le mandorle, il dattero, molto molto carino. E proviamo ad assaggiare. Ho pensato oggi di fare questo mukbang facendovi proprio vedere tutto il mio pranzo. Vedrete che pranzone. Allora, vediamo. Allora, il colore non è bellissimo. Chissà perché è così marrone. No, forse il dattero. Non ce l'ho presente come è fatto il dattero. Allora, anche qui è come quello un po' di ieri, ma molto di più. Si sente che c'è la banana perché è un po' simile agli smoothie che faccio con la banana frullata. Però, non ha sapore. Che delusione! Cioè, contiene mille cose, ma non ha sapore. Cioè, si sente un retrogusto di cannella. E mi piace, perché io adoro la cannella, adoro le spezie. Vediamo. Sì, io ho questo maledetto vizio di mordere i ghiaccioli, ma è più forte di me. Raga, non ha sapore, che delusione. Si sente solo questa leggera cannella e questa consistenza comunque di banana. Vabbè. Insomma, questo non sa di nulla. Vabbè, mangeremo un po' di sostanze. Allora, non so cosa dirvi, ma in realtà c'era una piccola riflessione che volevo fare con voi che riguarda un po' il mondo di YouTube. Io parlo un po' sempre, diciamo, delle youtuber italiane, perché ho poco tempo, quindi seguo qualcuna italiana così, ma non lo so cosa succede nel mondo. Ma qualche tempo fa c'è stato un momento in cui su YouTube tutte le youtuber
denunciavano qualcuno. Non so se ci avete fatto caso, ma piovevano proprio quotidianamente video di denuncia e magari anche di denuncia contro persone che facevano qualcosa alle youtuber, tipo anche tipo delle truffe o comunque che agivano con il nome comunque delle youtuber, cose del genere. E c'è stato un momento in cui tutte l'hanno fatto un video di questo tipo, e a me la cosa è sembrata davvero molto molto strana, e mi è venuta in mente una piccola, diciamo, riflessione, e cioè, visto che a me sembra che in effetti tanta fantasia non ci sia nel fare i video, e che molto spesso le youtuber italiane facciano video ispirandosi a video di altri youtuber nel mondo, soprattutto quelli americani. Non mi è venuto in mente, ma non è che anche in America ci sono state molte youtuber che hanno fatto video denunce, e quindi di conseguenza quelle italiane hanno preso spunto da queste e si sono inventate un mucchio di storie? Non lo so. Io non dubito delle youtuber, perché mi rendo conto che a certi livelli magari può essere che ci siano persone senza scrupoli che tentino di fare magari, non so, soldi facili agendo appunto al nome di una youtuber, o magari anche un'invidia nei confronti delle youtuber porta delle persone a fare cose che potrebbero ledere la youtuber, perché purtroppo di persone strane è pieno il mondo. Però mi è sembrato strano che tutti questi video di denuncia fossero concentrati tutti in quel periodo, tutte così. Boh, mi è sembrato strano. Comunque, ragazzi, io l'ho quasi finito e sento solo la cannella. Però, vabbè, so che sto mangiando qualcosa che mi fa bene. Speriamo. Allora, e volevo dire poi, continuo tutti i giorni ad allenarmi a casa e ho svoltato. Io pensavo di annoiarmi, ma non è così. Sento qualcuno che mi dice: beata te che hai voglia tutti i giorni di allenarti. Ma a me sinceramente sta piacendo molto di più allenarmi a casa piuttosto che andare in palestra. Perché innanzitutto decido ogni giorno il tipo di allenamento che voglio fare, senza essere costretta invece da un programma già prestabilito. E poi ogni tanto scopro qualche canale nuovo, e quindi scoprendo nuovi canali, nuovi insegnanti, fai comunque delle lezioni diverse. E tipo lunedì ho scoperto un canale, credo sia portoghese, quindi ovviamente non capivo nulla di quello che dicevano, però vabbè, di Power Jump, e quella lezione mi è piaciuta veramente tantissimo, perché avevano comunque uno stile diverso dagli altri, e quindi mi sono divertita tantissimo. E quindi sto facendo Power Jump, quindi il trampolino elastico, tonificazione. Di tonificazione ho un paio di siti, di canali, e step, niente, faccio step,
però non coreografico, tonificazione con lo step. Poi ho scoperto anche video di esercizi con la stability ball, quindi quella palla, quella grande che si gonfia, e quelli, raga, funzionano da morire. Comunque io il gelato l'ho finito, adesso passo a mangiare un paio di biscottini. Insomma, quando è stato venerdì, mi sembra, sì, venerdì, che dovevo andare ad una cena e sinceramente non avevo voglia di sudare tantissimo, perché non avevo voglia di starmi lì a ritruccare tutto quanto. Allora mi sono detta, provo a fare gli esercizi con la palla, che forse sono un po' più tranquilli e così non sudo tantissimo. E in effetti, cioè, un po' ho sudato, però non tantissimo, però mi sentivo veramente tonica da morire. Mangio due biscottini di questi super bio al cocco e mi piacciono tantissimo. Non so dirvi a marca, non me la ricordo, perché io compro i biscotti, però poi mi piace tenerli nei contenitori questi qui di latta, e quindi non so che marca siano, li compro sul mio solito sito bio, e quindi niente, io mi allenerò sempre a casa. E poi tipo sabato, la domenica vado anche in bici. Buoni, perché servono biscotti un po', diciamo, pasticcini, quindi sembrano anche un po' burrosi, ma in realtà il burro non c'è. Adesso buoni, ne mangio un altro. A parte che è rimasto uno da solo, fa quasi pena. Mi sa che mangio anche quest'altro. Buoni. Io vado matta per i biscotti. Cioè, io se finisco i biscotti in casa non ci posso stare. Ma perché? Se ho un momento che ho fame, devo mangiare un biscotto. Sì. Così l'ho finito e lo riempirò con nuovi biscotti. Io ormai compro solo biscotti bio, senza uova, senza burro, e non mi dispiacciono per niente. E così poi, appunto, sto un attimo di fame, mangio questi, mi danno comunque energia, però non sono grassi. Bene, finiti, e ora il mio pranzo termina con il caffè. Che okay, caffè fatto. Allora, io ho lavazza a modo mio e ho fatto il caffè quello giallo, insomma quello un pochino più leggero, e io amo il caffè lungo. Cioè, anche se è un caffè intenso, deve essere lungo, e per me lungo significa che deve riempire tutta la tazzina. Lo so, è più forte di me, io devo riempire la tazzina. Queste poi sono tazzine veramente grandi, praticamente sto bevendo acqua calda. Però comunque c'è anche la schiumetta, non è male come caffè. È che io proprio, non so, deve essere lungo. Io non ci metto lo zucchero, difficilissimo che lo dolcifico, al limite ci metto l'agave. Sì, ormai anche lo zucchero non lo uso più, mi piace di più lo sciroppo d'agave, perché comunque è molto delicato, dolcifica e so che non fa male. Cioè, caffè deve essere lungo. In realtà io lo faccio lungo per un motivo, è perché mi piace poi
inzupparci sempre qualche biscotto. Per tornare al discorso di prima, io i biscotti, cioè, proprio ce li devo avere sempre, sempre, sempre in casa. E comunque grazie a questo sito che ho scoperto, che è Macro Librarsi, ho un servizio express praticamente. Ordino i biscotti, comunque le cose, oggi, tempo, 2 giorni, a volte anche il giorno dopo, già sono arrivate, cioè è un sito fantastico. Ok, il caffè è finito. Con l'ultima schiumetta. E il caffè è finito. Quindi vuol dire che è finito anche il pranzo. Quindi niente. Bene, in questa pausa pranzo è stata veramente molto fruttuosa. Ho registrato ben 2 video. E vabbè, video sciocchi però. Niente, grazie per avermi fatto compagnia in questo mio secondo mukbang. Ci sto prendendo gusto e voglio fare dei mukbang anche con gli smoothie, quelli che faccio io, perché voglio fare dei mukbang che siano salutari. Io voglio trasmettere il messaggio che bisogna mangiare giusto, sano e non abbuffarsi di schifezze e possibilmente anche mangiare cose fatte da sé, che c'è anche più gusto. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, ovviamente. Ricordate di seguirmi sotto sui miei social, soprattutto su Instagram, e al prossimo video. Ciao!